Ciao a tutti, sono Francesco Berini, tecnico riparatore, benvenuti sul mio canale. L'argomento che tratterò oggi riguarda l'oliatura del clarinetto, ovvero se è bene o no che un musicista operi da solo l'oliatura del clarinetto. Capita appunto spesso che molti musicisti mi domandino se devono fare dei trattamenti di oliatura oppure che loro stessi li hanno fatti e che da quel momento lì poi magari hanno avuto anche dei problemi sulla tamponatura, eccetera. Allora, può l'olio prevenire il formarsi di crepe sul vostro strumento? Sì e no, nel senso che la crepa è un argomento per noi tecnici molto complesso. Di base le crepe si formano perché all'interno del legno, della cameratura, all'interno del materiale, del legno, della struttura del legno, ci sono delle tensioni che non si sono risolte. Questo dipende molto dal fatto che magari la stagionatura non è avvenuta in tempi corretti, oppure la tipologia di legno che è stato scelto, innumerevoli fattori che appunto determinano l'esistenza di queste tensioni all'interno del legno e quindi il formarsi di crepe. Naturalmente anche il modo in cui viene utilizzato, sbalzi termici, l'umidità, fare una vita irregolare allo strumento, periodi lo suono, poi per lunghi periodi lo lascio fermo, magari in un ambiente molto secco, per poi ricominciare a suonarlo, eccetera, eccetera. L'olio sì, aiuta, l'olio nutre il legno, gli dona elasticità, eccetera, eccetera, ma questo non significa che lo strumento debba essere oliato ogni 5-6 mesi. Soprattutto il problema è che per quanto l'oliatura sia effettivamente una pratica abbastanza banale, infatti l'importante è utilizzare del semplice olio di mandorle, che trovate tranquillamente in farmacia, supermercato, possibilmente privo di additivi, olio di mandorle dolci, puro. Basta appunto, come dicevo, far venire l'olio in contatto con il legno e il legno, se necessita di olio, autonomamente per capillarità attrarrà all'interno di sé l'olio che voi gli state fornendo. Il problema è che il clarinetto è un sistema complesso. In questo momento voi vedete il corpo inferiore di un clarinetto in si bemolle della Buffet. Quando lo strumento è in queste condizioni, qui io sto facendo una ritamponatura, vedete lo strumento è nudo, il sughero è nuovo, è appena stato sostituito, le colonnette sono già state lucidate e a questo punto io posso procedere con l'oliatura. Realizzerò probabilmente un video in cui vi farò vedere come procedo io per oliare lo strumento. Ma come vedete lo strumento è completamente nudo, non ci sono tamponi, non ci sono feltri, non ci sono spessori, ci sono soltanto colonnette, molle, il sughero dell'incastro e il legno. A questo punto non c'è nessuna controindicazione, io volendo questo strumento potrei anche metterlo a bagno di olio. Lui prenderà l'olio che necessita e si fermerà lì. Potrei anche lasciarlo dentro un mese, non prenderà un grammo di olio in più di quello che gli è necessario. Dopodiché dovrà praticare un'accurata pulizia. Perché? Perché i tamponi, indipendentemente dal tipo di tamponi che uso, ma a parte quelli in sughero, per il resto più o meno tutti i tamponi, provano una certa antipatia nei confronti dell'olio, soprattutto se sono tamponi in vescica. Quindi il mio consiglio è cercare di non oliare lo strumento con i tamponi montati e quindi con le chiavi montate, ovvero significa che dovreste essere sufficientemente abili a smontare il vostro strumento completamente, trattarlo con l'olio, pulire accuratamente soprattutto il ciglio dei camini, ovvero la zona in cui il tampone va a contatto con il legno, e poi rimontare tutto quanto. Vero è che anche dopo un trattamento di oliatura a strumento smontato, il tampone verrà comunque a contatto con l'olio nel futuro, in quanto il legno, appunto, a seconda delle dinamiche evolutive a cui sarà sottoposto, perché appunto verrà suonato, quindi ci sarà una sostituzione dell'olio interno alla cameratura con l'umidità che voi stessi, soffiandoci dentro, aria umida, trasmetterete allo strumento, questioni stagionali, inverno, estate e quant'altro, questo provocherà la fuoriuscita dell'olio, o di una piccola
piccola parte di olio dal legno, per cui non è infrequente che dopo un trattamento di oleatura e di pulizia, seppur professionale, qualche volta l'olio esca e vi troviate magari le mani un po' unte di olio di mandorla e quant'altro. Ogni quanto fare il trattamento? Beh, dipende dalla secchezza dell'olio. Vi dico sinceramente, io lavoro su degli strumenti che sono secchissimi, non hanno mai avuto un trattamento di lubrificazione del legno e non hanno nessuna crepa. In altri casi, strumenti ben trattati con olio, eccetera, producono lo stesso delle crepe. Questo significa che l'olio non serve a niente? No, non è vero. Ma ripeto, il tutto è riconducibile a delle tensioni interne al legno dovute alla stagionatura e in generale alla fase di costruzione. Per cui, quando voi oliate lo strumento una volta ogni 2-3 anni, magari in occasione di una revisione generale, che comunque vi consiglio periodicamente di fare, è più che sufficiente, avete la coscienza pulita. Dopodiché un po' incrociare le dita, non c'è altro da fare. Spero di esservi stato utile. Grazie di avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!